Dalla prova del cuoco ricette lunedì 14 maggio 2018. La ricetta dei bocconcini di tacchino con zucchine e mandorle di Cesare Marretti. Le ricette di Cesare Marretti come sempre sono facili e veloci da realizzare, e la ricetta dei bocconcini di tacchino è perfetta. È una delle ricette la prova del cuoco del primo round della prova del cuoco. La sfida è tra Cesare Marretti e Diego Bongiovanni. Il tema del giorno alla prova del cuoco sono i bocconcini di tacchino. Vince Marretti con l'assaggio di Antonella Clerici, e il risultato è goloso, fresco, colorato. Ecco dalla prova del cuoco ricette di oggi 14 maggio 2018 la ricetta per fare il tacchino con le zucchine, basilico e le mandorle, un'idea per un ottimo secondo piatto di Cesare Marretti. Proseguiamo con tutte le altre ricette di oggi la prova del cuoco. La ricetta di Cesare Marretti dei bocconcini di tacchino con zucchine e mandorle. Ingredienti: bocconcini di tacchino con zucchine, mandorle e limone. La prova del cuoco ricette Cesare Marretti. 300 g di bocconcini di tacchino, 50 g di farina, 50 g di burro, mezzo bicchiere di vino bianco, 1 limone bio, 2 zucchine, sale, pepe, senape, olio di oliva, basilico fresco, una manciata di mandorle con la pelle. Preparazione bocconcini di tacchino. La prova del cuoco oggi con Cesare Marretti. Tagliamo il pollo a bocconcini e passiamo in pochissima farina. In padella sciogliamo il burro con lo spicchio di aglio e aggiungiamo i bocconcini di pollo leggermente infarinati. Facciamo cuocere, togliamo il burro in eccesso e sfumiamo con il vino bianco. Tagliamo la zucchina a dadini con tutta la buccia o la lasciamo intera, ma dobbiamo lessarla un po'. In padella scaldiamo un po' di olio e aggiungiamo la zucchina a dadini lessata, saliamo e facciamo cuocere. In un'altra padella scaldiamo un filo di olio e aggiungiamo le foglie fresche di basilico e le mandorle con la pelle che facciamo tostare. In una ciotolina mettiamo la senape in grani ben schiacciata, deve diventare polvere, uniamo il succo di limone e un po' di olio, mescoliamo bene il tutto. Serviamo i bocconcini di tacchino con basilico e mandorle tostate, le zucchine spadellate e completiamo con la salsetta di senape e serviamo subito.